Match winner, raccontaci l'azione del gol. Niente, l'azione del gol è partita da una punizione. È stato bravo Mazio a farmi la sponda e poi vabbè, lì controbalzo l'ho messa dentro. Un gol pesantissimo che vi rilancia nelle parti altissime della classifica. Avete sofferto però contro quest'Ascoli? Sì, abbiamo sofferto tutti i 90 minuti, comunque l'Ascoli è una buonissima squadra, però per fortuna è arrivato il mio gol, siamo portati a casi 3 punti. L'arbitraggio ti è piaciuto? Un po' meno, diciamo, ci ha buttato fuori 2 uomini, ci ha messo un po' in difficoltà, però comunque siamo stati bravi per tutti i 90 minuti noi. Non è piaciuto l'atteggiamento, non è colpa tua, però te lo facciamo notare, di Capitan Comotto a fine partita, che è stato molto polemico e maleducato nei confronti dei nostri tifosi. Ma io ho sentito Gianluca prima e mi ha detto che non ha fatto assolutamente niente ai tifosi, anzi, ha alzato solo il braccio e niente di più. Stefano, peccato, a livello personale per te è stata una grandissima partita, avete tenuto botta una squadra come il Perugia che lotta per la promozione, poi nel finale cosa è successo? Cosa è successo? È successo che su una palla inattiva l'unico modo in cui potevano insomma metterci in difficoltà, noi eravamo un po' troppo bassi e abbiamo perso qualche duello aereo, è rimasta la palla lì, cose che capitano, è chiaro che poi quando capitano in questo modo lasciano tanta amarezza. Peccato perché avete tenuto testa davvero anche a livello tattico, al Perugia nel primo tempo ci sono state diverse chance e poi diciamolo francamente l'arbitraggio è stato scadente. Ma guarda, mi limito a parlare del campo perché penso che sia poi la società a parlare di questo, sicuramente questo è stato sotto gli occhi di tutti. E niente, credo che abbiamo fatto un gran primo tempo, poi purtroppo è inutile girarci intorno, abbiamo dei limiti. Il secondo tempo sono venuti fuori, un po' dettati dalla stanchezza, un po' dall'espulsione di Gennaro che... Vabbè, a mio avviso. Un po' da giocatori azzoppati dai colleghi del Perugia? Sì, sì, qualche intervento un po'... Capisco che loro si giocano il campionato, però noi ci siamo giocati la dignità, insomma abbiamo dato tutto, quindi va bene, no, va bene così, no, però si accetta e si va avanti. Comunque vi vanno i complimenti perché, come ho detto al mister, siete stati davvero tenaci. Un applauso anche ai ragazzi che vanno sempre sostenuto dalla curva. Sì, sicuramente, guarda, non è facile trovare delle persone che in un anno così particolare ti riempiono lo stadio a 4 giornate dalla fine e credo che uno dei motivi di questo nostro, di questa nostra prestazione sia loro, perché lo stadio così ti carica e ti fa dare veramente tutto. Non sono arrivati i punti, però avete riscattato la figuraccia col Pontedera, da quel punto di vista nessun tipo di rimpianto? No, io lo pensavo già dopo Pontedera che fosse stato un episodio, però devi sempre dimostrarlo e credo che ci siamo riusciti è stata forse l'unica partita che abbiamo fatto veramente una figuraccia in tutto il campionato, per il resto siamo riusciti a dare una dignità a ogni partita. E niente, adesso cerchiamo di affrontare queste 3 in questo modo per finire nel migliore dei modi. Questo Perugia merita la Serie B? Sì, secondo me se la giocherà col Frosinone e Lecce, insomma, secondo me è palese, è una bella sfida, sono un'ottima squadra, davanti sono veramente forti e quindi chiunque andrà a mio parere lo meriterà. Senti Stefano, sei stato il migliore in campo indubbiamente nelle file dell'Ascoli, ma forse anche di tutta la partita. Questo cosa significa? Che il Perugia ha creato soprattutto in parità numerica nel secondo tempo e che quindi ha meritato la vittoria o no? Sicuramente non mi aspettavo di fare una partita da spettatore contro il Perugia, quindi ero pronto a dover dare il mio contributo, sono contento di averlo fatto, però credo che... Tutti abbiamo fatto un'ottima partita, insomma, mi fa piacere quello che mi dici, però penso, non lo so, a Iotti, che è un ragazzo molto giovane, non si è fatto condizionare per nulla dal clima, e ha fatto un'ottima partita, Schiavino, insomma, adesso non è giusto citarne alcuni piuttosto che altri, ma tutta la squadra ha fatto il massimo di quello che poteva. L'anno per l'Ascoli è un anno difficile, però anche un anno di transizione, per il prossimo anno ci sono buone speranze che... questa squadra e questa piazza possano tornare ai livelli che le competono. Sì, sì, è la cosa che magari ti aiuta ad accettare un po' giornate come oggi, che ti ricordi poi per un attimo che quei punti, è vero che son belli da fare, però adesso non contano molto, e quindi lo mandi giù meglio questo boccone amaro, insomma.
Mister, quest'Ascoli ha creato più di un problema, una vittoria soffertissima nel finale, anche la vostra esultanza insomma è sintomo di una partita che non so se l'aspettava lei così difficile. All'inizio sì, perché ho visto diverse partite dell'Ascoli, ultimamente è una squadra che gioca tanto, a parte la parentesi negativa di Pontedera, che ci può stare, mi aspettavo un Ascoli cattivo e così è stato, ma cattivo nel senso buono, non nel senso... è una squadra abbastanza... mi piace, perché molti giovani interessanti, provano a giocare, e diciamo che è stata anche falsata un po' dall'espulsione di Massoni, però noi ci siamo sempre rimboccati le mani, abbiamo cercato sempre di giocare, abbiamo avuto diverse palle gol, così come l'ha avuto il primo tempo l'Ascoli, anche se poi il secondo tempo mi sembra che siano un po' scesi fisicamente, noi abbiamo un attimino approfittato di questo, potevamo chiudere la partita e potevamo vincerla già prima, è venuta verso la fine e ce la prendiamo perché è una partita per noi fondamentale per proseguire il campionato. A lei, mi sembra di capire, non è piaciuto l'arbitraggio, a noi meno, soprattutto nel primo tempo, tanti interventi duri, l'espulsione di Gennaro molto dubbia, che idea si è fatto? Ma non so, forse sono venuti prevenuti, forse perché dice forse la tifoseria calda dell'Ascoli, la tifoseria calda del Perugia, ma in campo sono 11 ragazzi, 22 ragazzi che giocano, si divertono. Io credo che oggi sarà anche un bello spettacolo, azioni da entrambe le parti, una partita che poteva finire con altro risultato, invece è stata condizionata da scelte un po' sbagliate, però purtroppo non ci possiamo fare nulla, peccato perché così va a perdere lo spettacolo, però lo accettiamo e andiamo avanti. Mister, oggi la squadra ha dato tutto, non ci è piaciuto l'arbitraggio ma ne parleremo tra poco. Parliamo prima della prestazione, i ragazzi hanno un pochino sofferto all'inizio secondo tempo, però per quanto riguarda l'impegno hanno veramente dato tutto, l'avevamo detto in settimana e penso che la risposta ci sia stata. Noi ci eravamo ripromessi di dare il 110% perché volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi e a tutta la città. E purtroppo un episodio, una stupidaggine finale, una palla che ci siamo abbassati troppo, l'abbiamo fatta rimbalzare, ha compromesso il risultato, non certo la prestazione, perché io sono veramente orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto per tutta la gara davanti a una grande squadra, e potevamo far gol e pazienza. Arbitraggio ampiamente insufficiente. Io dico solo che noi nel giro di 30 minuti del primo tempo due nostri giocatori sono usciti azzoppati e l'arbitro ha permesso questo, non lo so, il fallo di Scognamiglio a gamba tesa era clamoroso, il ragazzo ha rischiato di rompersi una gamba, anche quello su Carpani, altri falli che non ho capito bene, però non voglio gli arbitri, non voglio parlare dell'arbitraggio. C'è un fatto, mister, lei ha vissuto l'epopea di Costantino Rozzi quando lottava tutti i lunedì contro gli arbitraggi, bisogna guadagnare posizioni anche da questo punto di vista perché l'Ascoli ha avuto mesi difficili, anni difficili, però va rispettato, oggi veramente in campo si è visto qualcosa di incredibile. Non lo so, io non voglio andare a discutere sotto questo punto di vista, voglio parlare della partita e dico che noi abbiamo dato il massimo contro una grande squadra, l'abbiamo messa anche in difficoltà alcune volte. Ripeto, purtroppo c'è stato questo episodio che ha compromesso tutto, malgrado le grandi difficoltà, perché dopo mezz'ora già ha dovuto fare due cambi, Cipriani zoppicava, quindi il terzo cambio l'abbiamo un po' temporeggiato perché altrimenti si rischiava veramente di finire in 7-8 questa partita. C'è stato tanto, forse troppo agonismo. Nel suo 3-5-2 che è piaciuto, un applauso per Iotti, un gladiatore. Sì. Devo dire, io in genere non parlo mai dei singoli, ma oggi voglio spendere due parole per questo ragazzo che secondo me ha fatto una grandissima prestazione contro un avversario veramente forte. Non so se se ne è accorto, a fine partita è successo un caos in tribuna, alcuni dirigenti umbri sono comportati in maniera vergognosa, anche lo stesso Comotto ha aizzato il pubblico bianconero, sintomo che hanno veramente avuto paura i signori del Perugia. Non voglio parlare di questo, io sono fiero di questi ragazzi, hanno fatto una grande partita, hanno meritato l'applauso finale della curva, abbiamo dato il massimo, più di questo oggi non potevamo dare, anzi forse abbiamo dato anche qualcosina in più. Direttore, il Perugia ha vinto la partita, però ha perso per quanto riguarda l'eleganza, alcuni atteggiamenti in tribuna di dirigenti umbri sono stati, dico io, vergognosi. Sono stati degli atteggiamenti non giustificati dalla legittima, come ho già detto, gioia per la vittoria. Ripeto, ci mancherebbe che uno non possa gioire per un gol segnato all'ultimo minuto e che può rivelarsi fondamentale nell'economia del loro campionato. Quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente nulla da obiettare. Se invece ti giri a fare dei gesti verso la tribuna, se il tuo capitano all'uscita rivolge dei gesti verso la tifoseria avversaria, beh, questo
appunto, come avete detto voi, non è assolutamente elegante e secondo me nemmeno giustificabile. La gioia per una vittoria ci sta tutto, certi comportamenti ci stanno molto meno. Non è piaciuto neanche l'arbitraggio, direttore, per un Ascoli che ha lottato fino al 95esimo. Sì, ma adesso quello dell'arbitraggio, francamente, cioè, ci sono state delle decisioni magari opinabili, ma questo può capitare. Questo fa parte delle dinamiche del gioco. Abbiamo sbagliato anche noi dei gol, ne hanno sbagliati loro, ha sbagliato magari qualcosa anche l'arbitro. Non voglio attaccarmi a quello. Quello che non mi è piaciuto è stato il post partita, l'immediato post partita. Ok, senta direttore, nell'economia della partita, da un punto di vista tecnico-tattico, ritiene meritata la vittoria del Perugia? Ma francamente è stata una partita due volte, il primo tempo credo sia stato a favore dell'Ascoli anche perché avevamo un uomo in più per quasi tutto il primo tempo e questo ci ha portato ad avere delle occasioni importanti da gol che non abbiamo saputo concretizzare. Il secondo tempo è successo esattamente il contrario, abbiamo insomma subito un'espulsione che forse non ci stava, comunque insomma questo lascia il tempo che trova il mio commento. C'è stato un ritorno importante del Perugia che ha avuto sicuramente il merito di provare a vincere fino alla fine nonostante fosse rimasto poi anche in 9 uomini e poi alla fine è stato pareggiato il conto degli espulsi proprio alla fine. Quindi il Perugia ha sicuramente fatto una partita gagliarda e da questo punto di vista, ripeto, è giusto che sia così, è giusto che il Perugia l'abbia fatto. Ripeto, quello che mi ha dato fastidio sono state le reazioni sguaiate di un dirigente, che è il direttore sportivo Goretti, all'atto del gol, perché ripeto l'esultanza ci sta, la sguaiataggine secondo me no, e magari anche certi gesti rivolti verso la tribuna, così come poi insomma un gesto di Comotto a fine partita verso la nostra tifoseria, che peraltro credo sia stato notato dagli organi competenti.